Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come montiamo il pescante al serbatoio del diesel. Allora, se state pensando di mettere appunto il pescante del diesel su un chiamiamolo 6000 Ducato, ok? Parliamo di, vabbè, della versione nuova in questo caso, ma anche in quella vecchia non fa differenza. Vi servirà un pescante piccolo, cioè in che senso piccolo? Per il quale voi dovete fare un foro di una certa dimensione. Adesso, quando lo smontiamo, andremo a vedere. 6000 Ducato intendo come può essere, che ne so, questo Peugeot, come può essere un Citroën, come può essere tutto ciò che è simile a questo, ecco. Perché hanno il pescante a fianco al sedile guida, ok, diciamo. Per terra c'è, adesso andiamo a vedere com'è strutturato. Comunque abbiamo un coperchio che tireremo su e un altro coperchio con una ghiera in sostanza. Alcuni tubi, alcuni cavi che adesso andremo a togliere. Andiamo a vedere come si fa. Non è una cosa complicata. L'unica cosa, magari dovete un po' crissonare per quanto riguarda la ghiera, che ogni volta dà fastidio. E andiamo, mettiamoci all'opera. Allora, come potete vedere, a fianco a queste due mummie che abbiamo ricoperto per non insozzare per la milionesima volta, abbiamo questo coperchio, ok? Dove abbiamo appunto questi fermi, ok, diciamo così, che possono girare tranquillamente e noi possiamo andare appunto a rimuoverlo. E come potete vedere c'è un altro coperchio, una specie di matrioska, poi sotto ci sarà un altro coperchio. Quindi adesso prendiamo un cacciavite, un avvitatore, vabbè, che sia, e andiamo a levare quelle tre viti che sono a stella, ma tanto le togliamo in 30 secondi. Ok, rimosso quel tappo lì, troviamo l'altro tappo, però direi il tappo definitivo. E come potete vedere abbiamo una serie di tubi. Noi ci interessa relativamente poco in questo caso nel video sapere quali tubi sono, di che cosa, ricordiamoci solo dove vanno. Tanto sappiate che comunque uno è la mandata del diesel, l'altro pure, c'è uno sfiato e poi ci sono i cavi ovviamente della pompa del diesel e anche per quanto riguarda il livello di carburante nel serbatoio che viene segnato sul cruscotto, ok? Da qui arriva il segnale. Quindi adesso andiamo a rimuovere la ghiera. Come facciamo? Perché è veramente molto solida, ok? E anche infame, perché ci farà un po' un attimo arrabbiare sicuramente come tante cose nella meccanica. In questo caso dobbiamo andare a prendere un cacciavite, possibilmente in realtà non con la punta molto affilata, ok? Andiamo a battere su queste alette. Ok, non so se si vedono. In senso anti-orario, ok? Dobbiamo far girare questa ghiera. Piano piano, lei a colpettini colpettini dovrebbe iniziare a roteare. E quindi la possiamo togliere, rimuovere. E quindi verrà fuori anche tutto quello che è la pompa del diesel e il cestello e tutto quanto, anche il galleggiante. Quindi fate molta attenzione. Vabbè, per prima cosa adesso stacchiamo i tubi, ricordiamoci solo poi dove andranno. Se preferite segnateveli. Comunque ci sono anche i colori ad aiutarci, anche se sono un po' zozzi. Vedete, questo è giallo, quell'altro è azzurro. Bene o male, gli ingressi si capiscono. Allora, adesso ho messo un po' di luce, così potete vedere con me come staccare appunto il cavo e i tubi. Allora, a parte che è un po' sporco, ma fa niente. Andiamo prima a togliere il cavo. Come potete vedere, qua c'è una graffetta in plastica, diciamo. La dobbiamo far salire leggermente col cacciavite, come se fosse un fermo. Ok, vedete? Adesso che è salita, noi possiamo schiacciare e tirare. E come potete vedere, il cavo è uscito facilmente. E lo mettiamo da parte. Poi, per quanto riguarda invece i tubi, più o meno è lo stesso discorso, nel senso che dobbiamo fare andare avanti questo fermo. Questo fermo deve andare un po' avanti, ok? E come potete vedere va avanti. Dopodiché possiamo praticamente schiacciare i lati, ok? Ok, dobbiamo schiacciare contemporaneamente entrambi i lati, ok? E lui viene su. Adesso invece dobbiamo andare a staccare quel tubo grande che è attaccato direi con un dado a occhio e croce da 8 e quindi se non ricordo male tra l'altro. Quindi proviamo un attimo a vedere se appunto non mi ricordo male se la 8 va bene. Togliamo il dado e facciamo un attimo di attenzione perché comunque è tutta plastica sta roba e quindi essendo che quello lì è un po' incastro, c'è cioè una guarnizione, tutto quello che volete, dobbiamo un attimo giocarci ma senza fare troppa forza perché sennò lo andiamo a spaccare ed è una rottura di scatole. Quindi
Andiamo a levare appunto il dado e proviamo. Vedete che viene via facile. Comunque sì, direi che è una 8, infatti non la trovo, ma userò una pinza. Ok. Ma tanto è abbastanza semplice. Ok. Via. Adesso vediamo se riusciamo a farlo uscire. Oh, eccolo là. E ci ho anche sfiatato addosso il diesel. Perfetto. Adesso è arrivato il momento di battere, quindi dobbiamo andare a battere appunto su queste alette qui. Tra l'altro abbiamo anche un po' lubrificato col diesel, quindi male non li abbiamo fatto. Battiamo finché non inizi a girare, con cautela e soprattutto con un cacciavite, in realtà non con la punta appunto troppo affilata, perché sennò andiamo a scassare queste alette, che è sempre plastica, quindi diciamo che non è il massimo, ecco. Vai. Allora, con un bel martello di gomma, io direttamente uso una lima, però si presta diciamo all'uso perché ha la punta squadrata, ok? Diamo dei colpi, tanti ripetuti, prima o poi inizierà a roteare. Decisi comunque. Ok. Ecco, come vedete, si sta roteando. Vediamo se riusciamo a farla giù con la mano. Ok. Adesso facciamo attenzione perché sotto c'è una guarnizione che non dobbiamo perdere all'interno del serbatoio possibilmente. Quindi, allora, leviamo un tubo, leviamo l'altro tubo, mettiamo da parte. Ritogliamo questo che li ho reinseriti solo perché battendo almeno non ci va la sporcizia sopra. Ok. Allora, fate appunto attenzione alla guarnizione, qui la ghiera la possiamo togliere, però è libera. Uno. Ok, fate attenzione soprattutto adesso al galleggiante, perché in realtà è appeso, guardate, con questo semplice diciamo pezzo di ferro, di alluminio che sia. Ok. Sapete che bell'odore che c'è adesso qui di diesel, eccolo lì. Fate attenzione perché questo qua, se lo piegate, potete riprovare a ripiegarlo, però non sarà al massimo, ecco, quindi ecco ciò che ci segna, ok, il livello del carburante all'interno del nostro serbatoio, quindi sarebbe il caso di averlo il più preciso possibile. Adesso usciamo un attimo da qui. Allora, la guarnizione della quale parlavo prima è questa. Dovete fare molta attenzione, vedete, guardate. A questa qui, perché potrebbe finirvi nel buco nero del serbatoio e quindi non è il massimo perché dovete infilarvi lì dentro col braccio, se avete il pieno, non è bellissimo, ecco. Quindi posizioniamola qua per adesso. Adesso andiamo un attimo intanto a scaricare un attimo diesel da un'altra parte, e così possiamo farci un attimo due calcoli su una questione che adesso vediamo. Allora, eccoci qua con il nostro pescante. Come avete visto, la dimensione in realtà del cestello che c'è all'interno del serbatoio non è gigantesca. E quindi ho dovuto acquistare questo qui che è molto più piccolo, ok? La Eberspacher in questo caso. Come potete vedere, è più piccolo di quello che danno in dotazione, per esempio, con il cinebasto. Che effettivamente, se uno utilizza il suo serbatoio, quello che danno in dotazione, può avere un senso, ma nel nostro caso no, perché ci dà, in realtà non è affatto comodo, anzi non va proprio affatto bene perché la dimensione appunto non ci entra proprio, ok? Quindi ci serve un affare di questo tipo che è molto più piccolo, come potete vedere. Adesso la questione è, io che voglio prendere il diesel dal serbatoio del mezzo, comunque non voglio che se il mio uebasto, cinebasto che sia, va avanti ad oltranza, mi va a finire il diesel del mio mezzo. Perché comunque io non mettendo un serbatoio tutto suo esterno, quel serbatoio lì mi serve per l'autotrazione, ok? Quindi mi serve per andarmene via da dove sono. E quindi voglio che rimanga almeno la riserva, va bene? Quindi andiamo a farci un attimo due conti, nel senso che
Il cestello, che adesso andiamo a vedere, ha una sua altezza e delle molle, quindi ha una sua anche compressione. Quindi quando è in posizione è compresso. Ok, quindi adesso andiamo a vedere di quanto tagliare questo aggeggio qui. Allora, eccoci qua con il nostro cestello. Lui, appunto, quando viene avvitato, ok, dalla nostra ghiera, come potete vedere, va un po' in compressione, ok? Sta più o meno in questa posizione. Quindi, prendiamo le misure tenendo conto che noi stiamo mettendo anche il pescante, senza mettere una T, ok, sul tubo, di mandata del diesel, proprio perché in realtà non vogliamo esaurire il nostro serbatoio, quando il nostro uebasto, cinebasto che sia, va, avanti ad oltranza. Noi vogliamo arrivare almeno ad avere la riserva e quindi teniamoci un paio di centimetri, 1,5 cm circa, ok? Prima della fine del nostro cestello, quando è in compressione oltretutto. Quindi, allora, eccoci qua. Quindi, per calcolare quanto sta compresso, diciamo, il nostro cestello, basta, prima di tirarlo fuori, cioè quando ancora è nel serbatoio, basta calcolare di quanto esce fuori una volta che noi togliamo la ghiera, che ne so, ci esce fuori 2 centimetri, noi andiamo a calcolare 2 centimetri. Quindi in questo caso noi abbiamo già calcolato, andiamo a misurare, ok, da compresso praticamente quanti centimetri abbiamo. Allora, in questo caso direi 35 centimetri da compresso, tanto quanto stava all'interno del serbatoio. Da 35 centimetri ci andiamo a levare quel paio di centimetri per avere la riserva, ok? Quindi noi abbiamo il pescante, arriviamo a 35, ce ne andiamo a togliere anche a occhio, non c'è problema, un paio di centimetri, andiamo a 33, ok? E voilà. Dopo aver verificato l'altezza, ok, del nostro pescante, andiamo a fare un foro. Allora, il foro lo possiamo fare in diversi punti. Diciamo che io mi trovo bene adesso in questo caso a farlo al centro, ok, tra i due tubi del diesel, perché tanto qui ci troviamo la presa di corrente, ok? Qua è il tubone grande, se vi ricordate, da qua arriva il diesel e di qua c'è l'altro tubo del diesel. Quindi al centro in realtà ci possiamo trovare bene a pescare, ok? Che lui ci sta tranquillamente e gli possiamo mettere il tubicino. Quindi facciamo il foro al centro, anche un po' spostati. In questo modo, occhio perché qua c'è una guarnizione. In questo caso andiamo giù col pescante e controlliamo un attimo come lavora, ok? Andiamo a disturbare qualche elemento per qui all'interno, direi di no. Quindi possiamo mettere il controdado. Ok. Prima inserisco il tubo perché poi non vorrei trovarmi male una volta che è all'interno, potrebbe essere fastidioso. Allora, se non riuscite a inserire bene il tubo del diesel, diciamo sul pescante, dategli una lubrificata anche col diesel, va bene. Ok. Diesel è un ottimo lubrificante. Durex prende punti. Allora, adesso che abbiamo finito, ok, sì, di stringere il dado che c'è sotto, quindi il controdado, vedete che la guarnizione si è schiacciata come si deve. Andiamo a verificare un attimo che arrivi, ok, il pescante arriva esattamente dove volevamo, da compresso. Prendiamoci il tubo e tutto quanto andiamo a rimetterlo dentro, sempre facendo attenzione alle sue parti mobili perché se le andiamo a scassare. Interessante comunque è carino vedere il galleggiante, ok, che all'interno del serbatoio ci dice di andare a fare il pieno, oppure che abbiamo già il pieno, se siamo fortunati di questo periodo, quando il diesel costa tantissimo. Comunque, andiamo a rimettere su tutto l'ambaradan. Allora, andiamo a reinserire, prima di tutto inseriamo per primo il galleggiante. Ah, ecco, questa qui è la guarnizione di prima, questa blu, quindi facciamo di nuovo attenzione, perché sennò fa una brutta fine. E noi facciamo un'altra brutta fine con le mani nel diesel. Allora, ci sono tutti i tubi qua che rompono le scatole, il cavo, quindi diciamo lì dobbiamo lottare un attimo, ok?
Ok, allora facciamo attenzione, sempre dobbiamo lottare un po' con i tubi, ok? Perché stanno ovviamente in mezzo alle scatole. E fino qui tutto bene. Allora poi reinseriamo lei anche. Allora adesso possiamo iniziare a dare un po' di colpetti per stringere, ok? Inseriamo anche l'alimentazione. Prima facciamo uscire. Allora, adesso che abbiamo fatto tutte le connessioni, cioè che abbiamo rimesso la connessione del diesel ed elettrica, possiamo richiudere. E passeremo il tubo da sotto, da qua dietro, arriviamo fuori. Provo a girare il quadro per vedere se. Ok. Se funziona tutto, vai. Ok, sentite, si stanno riempiendo i tubi e tutto quanto. Prova del 9, vediamo se. Ok, come vedete possiamo succhiare il diesel e lui si deve fermare se tappiamo, vedete? Perché sennò vuol dire che c'è aria. Perfetto, possiamo lasciare. Ok, qui fa veramente caldo, quindi. Mamma mia, mi sto squagliando, poi c'è cioè, un bel aerosol di diesel. Comunque, per questo video è tutto. Se volete vedere altri contenuti simili, seguiteci sia su TikTok, Instagram, tutto quello che vi pare e piace. E alla prossima, ciao ciao!